Chissà che cosa è successo in questo periodo della nostra capacità di comunicare. Chissà se siamo riusciti a imparare qualche parola nuova o almeno non perdere quelle che conoscevamo, quelle che avevamo imparato a scuola, leggendo i libri, parlando. Perché vedete, quando si sta chiusi in casa sempre con le stesse persone, si parla la lingua della famiglia, quindi per chi è nato in un altro paese si parla un'altra lingua. E per chi parla italiano, perché è in Italia da molte generazioni, vale lo stesso. La nostra valigia della comunicazione deve essere fatta di tante parole, però se guardiamo soltanto la televisione, non ne impariamo tante di nuove. Come si fa allora a mantenere la lingua? Per mantenere la lingua italiana, questo vale per tutti, una cosa molto importante è leggere. Leggere un libro, leggere le spiegazioni delle figure che ci sono sui vostri libri di scuola. Oppure guardare la televisione oppure il computer. Ma non solo per giocare o per vedere qualche film che fa ridere, anche per guardare tanti programmi che raccontano com'è fatta la natura, come sono fatti i paesi, quali montagne circondano le nostre valli, come sono i mari che ci sono intorno ai continenti, cosa fanno i vulcani. Cioè quelle cose che riguardano le scienze, ma anche le cose che riguardano la storia. Che cosa è successo ai bambini 100 anni fa quando c'è stata una certa malattia? Che cosa è successo a quelli che hanno dovuto scappare dall'Italia perché qui non c'era più il lavoro e hanno dovuto migrare in altri paesi come la Francia, il Belgio, la Germania? Ecco, la storia ci può venire raccontata anche dalla televisione, se sappiamo scegliere i programmi. Lo stesso vale per il computer. Se noi scegliamo sempre soltanto i giochi, o se stiamo alla PlayStation sempre solo con Super Mario, non è che proprio impariamo tante parole, eh? Allora anche al computer è possibile guardare delle cose che sono legate a ciò che fate a scuola, alle materie della scuola. E in questo c'è un aiuto ad aumentare la capacità di comunicare. Oggi vorrei raccomandarvi questo, quindi di non dimenticarvi la lingua, di usarla la lingua il più possibile, di cercare, anche se in questo momento è più difficile incontrare i vostri amici italiani, cercare di scrivere e di leggere. Sapete cos'è successo da quando ci sono i cellulari? È successo che quando dovete raccontare qualche cosa che avete fatto, magari il sabato e la domenica, e magari l'insegnante vi dice: fate un tema, fate un racconto, dite una storia, voi non sapete più che cosa dire, perché avete imparato con il cellulare a scrivere poche parole e a abbreviarle tutte quando fate WhatsApp con i vostri amici. E questo è un po' un problema, perché abbiamo invece bisogno proprio di imparare a parlare tra di noi, a dirci delle cose. E per dirci delle cose abbiamo bisogno di tante parole e soprattutto abbiamo bisogno di imparare a fare le frasi e a mettere insieme le frasi. Questo è ciò che la scuola vi sta insegnando da quando avete cominciato a parlare con le vostre educatrici alla scuola dell'infanzia, a quando avete lavorato con le vostre maestre nella scuola elementare, nella scuola primaria e a quello che state facendo adesso nella scuola media con tutti i vostri insegnanti, ma in particolare con quelli di italiano. Vorrei dire ai genitori che stiano tranquilli, che parlino con i loro figli la lingua del loro paese,
Perché è giusto così, è la lingua materna, è la lingua dei sentimenti, è la lingua nella quale riuscite a dire le cose che sentite dentro al vostro cuore, ai vostri bambini, anche quando sono più grandi. Non fate lo sforzo di dirlo in italiano, non serve. I vostri figli imparano l'italiano senza fare nessuna fatica. Possono imparare tante lingue facendo nessuna fatica, perché sono giovani, piccoli, il loro cervello assorbe tutto. Ci sono bambini che a 3-4 anni parlano 4 o 5 lingue. Vuol dire che non fanno fatica a imparare, eh? Quindi parlategli tranquillamente la lingua del vostro paese e poi impareranno a parlare l'italiano. Magari lo parleranno anche meglio di voi. È per questo che voi ragazzi dovete aiutare i vostri genitori a capire tutto quello che la scuola gli dice. Bene, oggi parliamo un pochino di questa benedetta scuola, perché cerchiamo di capire come è cambiata la scuola in Italia e come è diversa dalla scuola di tanti altri paesi. La scuola in Italia è nata per riconoscere il diritto di tutti a stare bene, a essere felici, a diventare sempre più capaci di comprendere quello che succede intorno a noi.